Ok, ci moderiamo. Allora, l'ho solo visto. Sì, te l'ho passato, te lo sto passando. Link di Warfare, è solito Warfare 3.2. Allora, mo ti metto il link di Warfare. Tanto è scritto 1080p60. Ok, dovremmo essere a posto. YouTube. Bella. Guarda un po' quel laptop che ti ho mandato. Il link ho visto. Ok, allora. Signing in. E buttiamo se. Allora, fammi capire. Fammi sapere quando dovrebbe essere online. Perché... è già online. Ma perché sulla pagina? Manco io vedo. Me lo fa vedere da un'altra pagina. Sì, è online, mo ti vedo. Però devi proprio chiudere il browser e riaprirlo. Vabbè. Ok. Allora, vado Warlock perché... oddio, mi sento in sottofondo. Eh sì. Già. Te tocca. Allora, vado Warlock, il mio personaggio principale di solito è Warlock. Ho chiuso l'audio di là. Allora, vediamo. Puoi selezionare tre cose, Warlock, Hunter e Titan. Dunque, quali sono le differenze? Cioè, perché scegli Warlock invece che... aspetta un attimo che c'è un video e poi te lo spiego. Ah, ok. Ah, c'è un video, eccolo. Ikora, if you tell me this is a practical joke, well, it kills me to say it, but I would be really impressed. Impressing you, Cade, is the easiest thing I'll do all day. Let's get serious, people. Zavala, this is my serious face. Can't you tell? Ikora, what have you got? Someone or something has sabotaged the Skyline defense systems. And comms have been spotty for the last few hours. Every sensor beyond the wall has gone dark. Maybe it's just the storm. Maybe it's... what are the set feeds telling us? Nothing. Well, that's good, right? No. I mean, they're not there. There are no satellites. And that's not good. Battle stations! Everyone with me, now! Repeat, tower approach. This is City Hawk 723. Anyone home? No response on any channels.
even the emergency frequencies. What is going on back there? Remember when I told you that you fly too fast? Forget I said that. Fly fast. Holy shit. Clackete, clackete, clackete. Allora, perché scelgo una classe invece di un'altra? Allora, aspetta un attimo, c'è ancora un pezzettino. Qui dice qualcosa. Our home. Everything's gone. The tower, the city. Ok, allora lo scelgo. Allora, le tre classi sono appunto Titan, Warlock e Hunter. L'Hunter è, se per vederla in una modalità da morb, è un DPS puro, cioè se lo pigli quattro volte esplode, fa un male della Madonna ed è figo così. Il Warlock è un po' più tipo il mago del... dei more RPG, si può resuscitare da solo, può utilizzare degli incantesimi di controllo, non è squishy come l'Hunter e non è tanky come il Titan, è una buona via di mezzo. Poi appunto la cosa figa è che si può resuscitare da solo, che nei raid è una figata. E poi c'è il Titan, che appunto è quello che ha le abilità che tendono ad aumentare l'abilità del gruppo, oltre che a proteggerlo, fa quella cupola che si vede anche nel video iniziale. E il tizio blu. Il tizio blu è un Titan, il robot è un Hunter e la tizia che si teletrasporta è un War. Questo per farti capire più o meno sono i gruppi. E appunto, okay. Il Titan ha gli incantesimi di controllo e la bolla difensiva e... nell'uno ha anche un lancio del martello stile Thor. Allora, vediamo un po'. Ok, l'inventario è molto semplificato rispetto all'uno. Autorife. Per caso hai capito qual è il personaggio che poi più avanti con qualche sotto cacchio avrà lo scudo che poi somiglia a Capitan America? Eccolo, Martizzano. È il Titan. Il Titan, ecco fatto. Sì. Mi sa che dovrei andare in quella direzione. Ah, un blade gli hanno cambiato. Vedi, qua ad esempio già il Warlock ha le due classi, Downblade e Woodcutter. Downblade era quello che nell'uno era poteva resuscitarsi e fare altre robe. Allora, hanno cambiato le armi, quindi adesso hai una primaria, una energy weapon che ha... può essere una sidearm, molte cagate. Power Weapons, che è un genere launcher, proprio una roba nuova. E un P90 dovrebbe essere uno scout rifle. Ah, va bene, uguale. Let's go. Madonna, sei lento a cambiare le armi. Let's go. Dunque, ma stai su PS4 adesso? PS4, sì. No, per PC arriverà ad agosto, da... Porco, due, c'ho un mal di schiena di quelli tremendi. Ai, 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 ai. Ok, quindi c'hai un fucile d'assalto e una pistola. Big armor, bigger guns, like giant space rhinos. Smash first, ask questions never. Ok, gameplay più o meno lo stesso. Come sarò? Molto più lento rispetto all'originale. Se si può fare qualcosa di... break. Allora, powering.
Minchia, ma la pistola è più potente del fucile d'assalto? È uno scout rifle, non è un fucile d'assalto, quindi è un fucile a lungo raggio. Ah. Fucile d'assalto ce l'ho, ma non l'ho selezionato. Fusion grenade, firebolt, balance glide, strike. Ok, sì, questo è già simpatico. Ok, let's go. Madò, sei lento a ricaricare. Ah, Clade che si fa vedere in prima persona. Ok, mai successo. Over here, Warlock. My armory is open to you. Follow the path from there. It will lead you through the hangar to the plaza. Shucks. I'll take care of these people. If the Cabal want war, give them war. Scalana. Questa è un'esotica. Bisogna vedere se come. Allora, le armi in Destiny 1 erano di tre tipi: normali, rare, leggendarie. No, normali, rare, epiche, leggendarie e esotiche. Le leggendarie erano i viola, le esotiche i gialli, il resto blu e verde. Roba di merda. Si può equipaggiare in Destiny 1 solo un'arma esotica e un pezzo di armatura esotico, e tutto il resto devi farlo con leggendari. Bisogna vedere in questo come è rimasto. Quindi giallo esotico? Sì, giallo esotico, viola leggendario, blu epico, verde raro, bianco normale. Spero davvero che questa non sia la velocità finale del gioco. Vabbè, ma è all'inizio. Sì, no, ma è veramente tanto lento. Questa cosa. Magari mi sposto da qua. Munizioni. Ah, mi dicono che vanno a segno. Their command ship.
però belloccio. Sì, sì. Vabbè, poi conta che questa è la piattaforma peggiore su cui giocarla al momento. Perché è la PlayStation 4 normale. Diciamo che dovrebbe essere tarato un po' più per la PlayStation Pro rispetto a questa. Questa non era ricaricata, ottimo. Mo ce lo portiamo a casa. Va bene. Ok, my ghost keeps tagging these cabal as Red Legion. Akora, what do you got? Rumors mostly. An elite faction of the cabal, deathly loyal to their commander. But that is irrelevant. They are attacking the traveler. We must get to it now. Quando fai i salti, è un salto tipo jetpack o un salto fino a se stesso? Lo puoi scegliere. Se hai guardato all'inizio, stavo guardando le abilità e ho fatto uno switch. Uno degli switch era la modalità di salto. Questo nel Warlock è simile a un jetpack, ti tiene sollevato. In pratica fa una specie di glide. Gli altri questo non ce l'hanno. Hanno un altro tipo di salto che è più diretto e più tipo spinta istantanea del jetpack. E poi io preferisco il salto del Warlock perché ti fa fare il glide. Però ce l'ha solo il Warlock. Sì, dovrebbe avercelo solo. Tutte e tre le classi saltano in maniera diversa, almeno nell'uno. Qua non ti so dire, non le ho ancora provate tutte. Supercharged che vuol dire? Cosa? Supercharged. Ah, che hai la ultimate, dopo te la faccio vedere. Hai un'abilità speciale che... questa roba qua. Che è molto diversa rispetto a... si è filato uno così a caso. Fammi vedere una roba. Ah, a quanto pare qua proprio è fatto così, la gente si unisce quando vuole, va bene. Ah, quello era un umano che è venuto... sì. La piazza centrale della torre. Che era l'ambiente social di Destiny 1. Oh, super char. Vediamo se riesco a non sprecarla stavolta. Ma il supercharge si carica in base a cosa? Ai colpi che spari? Ai colpi che spari e se raccogli le sfere bianche da per terra. Ah, ok. Che vengono create se qualcun altro usa la supercharge. Ogni volta che ammazzi qualcuno crei una bolla di luce. Ok, facendo un po' fatica ad abituarmi perché è molto più lento rispetto a Destiny. È molto più figo graficamente, ma è veramente lento.
La pistola è cannone. Ah, le pistole in Destiny sono una figata. Dai, cazzo, da là. Ah, di là. Graficamente non ci sono cazzi, è veramente figo anche rispetto al primo Destiny. Seriously? The fuck? Va bene. Ah, ecco cosa c'era dietro sta porta. LOL. Io lo vedo tra 10 secondi. Aspetta. Sì, sì. No, cioè sono in un pezzo che non ho mai visto in Destiny perché semplicemente non era incluso nella mappa che avevi. Da specie di cittadella, mercato, che infiamma. Eh sì, infatti, non l'avevo mai vista. The Tower Boulevard. Ah, ecco. Ma questo? C'è stato un problema di caricamento. C'erano i due personaggi. Perché uno avevo già, pensando di dover scaricare, avevo già fatto partire. In realtà è partito senza scaricare un cazzo. E allora ne ho fatto un altro giusto per partire proprio dall'inizio. E fare il video giusto da lì. Perché non era questo personaggio? Skip. Non so se ci fa partire al momento giù. No, a quanto pare non... Ah no, è quello giusto perché ha la pistola. Ah, rifare tutto. Bigger guns, like giant space rhinos. Smash first, ask questions never. Ottimo! Perché stanno avendo qualche problema con il server.
personaggio è questo? Cabal che non c'è. Big armor, bigger guns, like giant space rhinos. Smash first, ask questions never. Ma quelle due volte che ti ha fatto tornare in orbita era un crash il sistema? È un crash perché non riesce a trovare la roba. Infatti, se stai vedendo, non trova nulla. Infatti, mi ha mandato di nuovo su. Allora, roba. Ciao, ragazzi. A dopo. Ciao, ciao. Ciao. User disconnected from your channel. Ok, quella vocina lì, user disconnected from your channel. Sì, veramente, ecco, attiamo, eh? Sì. Duke Nukem. Vabbè, dato che siamo qua, ti faccio vedere il Titan. Capitano America, come lo chiede. Sì, visto i video, figo. Questo l'abbiamo già visto. Che è questo? Ma se sta a partire la sigarettina. Addirittura. User joined your channel. Voilà. Allora. Vieni sul canile, vieni, vieni. Our home. La stavo già guardando. The tower, the city. Vai, solo. Ok, vediamo che abilità ha sto coso. Sentinel e Striker. Vediamo di Striker. Oh, let's go. Sperando che adesso decida di funzionare. Sì, ok. Ma tu ora avevi la beta? Anche se l'avevi preordinato su PC. Sì, mi è arrivata la chiave e mi ha dato una possibilità di scegliere dove redeemerla. E siccome ero ansioso, l'ho fatto redeem su PlayStation. This is Commander Zavala. Civilians, report to evac points. Guardians, rendezvous in the plaza. Our city will not fall. Hey, you two. Give me a sec. What's going on? Zavala's doing the hero thing in the plaza. Me? I've got a date with whoever's behind this. It'll be a short date. Ma quindi tutto questo gioco sarebbe teoricamente cooperativo quando ce lo prendiamo? Esatto. Puoi giocarci da solo, ma il cooperativo è più divertente. Poi alcune cose le puoi fare solo in cooperativo. Ma la difficoltà? Difficoltà per ora non la puoi scegliere, però poi dopo c'è la scelta della difficoltà. Otto life.
Oh, questo è un mini Gatling. La difficoltà di solito quando fai la prima volta una missione è automaticamente settata, poi ti dà la possibilità, se devi rifare la missione, cosa che capita, ti dà la possibilità di scegliere anche di da farla. Cazzutello! Sì. Oh, regà, io vi muto tutti e due qua su TeamSpeak, così sento l'audio dal video. Ok. Quindi se mi parlate vi rispondo dopo 10 secondi. Dammi. Anch'io. Bello shotgun, cazzo. Già so che questa sarà la mia cosa, insomma. Che viene pure bene, perché se a te piace il Warlock almeno teniamo le cose diverse. Sì. Okay, my ghost keeps tagging these cabal as Red Legion. Akora, what do you got? Rumors mostly. An elite faction of the cabal, deathly loyal to their commander. But that is irrelevant. They are attacking the Traveler. We must get to it now. Negative. The Traveler can wait. We will protect our people at any cost. The Traveler? What is that thing they're attaching to it? This line until the last civilian is safely away. Dico che il Gatling inizia lento e poi via velocità. Sì. Molto figo. LOL. Ero più salvo lontano dallo scudo. Ottimo. Quello è un simpatico Hunter.
Red Legion. Show them what Guardians are made of. Shuttles is away, but the speaker, he never made it. I'm going to look for him. I've got the plaza. Go with Ikora. Find the speaker. We're on it, Commander. Ma la voce del tizio è un attore famoso, sbaglio? Sì. Mi ricordo più il nome. Non so se si blocca esattamente dove si era bloccato prima. Il Gatling sembra più un tipo di arma da carica, quando c'hai parecchi nemici e sei in carica. Cioè funziona in maniera diversa rispetto a... Sì. Ottimo. È bloccato esattamente dove era prima. Esattamente. Ah, cambia l'astronave a seconda del personaggio che hai. Sì, in realtà la puoi anche cambiare. Destiny 1 la potrei cambiare quando ti parla. Home. Everything's gone. The tower, the city. Sì, di nuovo come prima. Va a vedere che cose qua. Proviamo un altro personaggio ancora.
facciamo anche la istituto. E così ti costringi a fare la battaglia tutte e tre. E così almeno li vediamo tutti in una botta sola e via. Ah, ok, sembra un problema che hanno tutti. Allora, proviamo. The tower, the city. Non come funziona. Sniper rifle. Ok. LOL. Cabal un cazzo. Allora, close application. fuck. Bella sbatta. This is City Hawk 723. Anyone home? Our home. Everything's gone. The tower. The city. Un cazzo. Fantastico. Allora, close application. C'è ancora una prova, altrimenti torno a giocare a Destiny. Non sto capendo qual è il problema lì. Non lo sta capendo nessuno, neanche sui forum della Bungie. Va in scimmia e non ti crea più il resto della missione, perché in pratica è quasi tutto su server, non c'è praticamente un cazzo sulla PlayStation. Vabbè. Vi ho un unmutato qui.
chiuso l'audio dall'altra parte. Ok, sì, tanto ci vorrà un pochino. Torno su. Sicuramente capirai, ci sarà l'assalto barbaro. Ma in realtà sto guardando nei forum. Sì, a parte che c'è l'assalto barbaro, però anche loro non è che sappiano bene cosa. Dicono di provare a riavviare la PlayStation. Proviamo. E ho provato a riavviare la PlayStation. Adesso vediamo se va. Allora, diciamo che stavamo provando l'Hunter. Ah, vediamo se adesso siamo più fortunate. Ok, già adesso questi ci sono. Civilians, report to evac points. Guardians, rendezvous in the plaza. Our city will not fall. Cade. Hey, you two. Give me a sec. What's going on? Zavala's doing the hero thing in the plaza. Me? I've got a date with whoever's behind this. It'll be a short date. Questa è una mitragliatrice tipo MP5. Sì. Follow the path from there. It will lead you through the hangar to the plaza. I'll take care of these people. If the Cabal wants more, give them. Sunshot. Ma che cazzo è? Sto in campo. Porca puttana, stavo più guardando. Se scalcia sto coso. Vabbè, mo capito con sniper boom proprio.
must be their command ship. Squishy. Non si riesce a usare sta cazzo di mitraglietto. Questo è leggero d'armatura, eh. È leggerissimo. Te l'ho detto, fa un casino di danno, ma è veramente leggero. Ok, my ghost keeps tagging these cabal as Red Legion. Cora, what do you got? Rumors mostly. An elite faction of the cabal, deathly loyal to their commander. But that is irrelevant. They are attacking the Traveler. We must get to it now. Negative. The Traveler can wait. We will protect our people at any cost. The Traveler? What is that thing they're attaching to it? Arrivi in piazza con meno usato sniper e rimane nascosto tutto il murino. Avessi le munizioni dello sniper. Problema è quel. Oh, ora ce l'ho. Ma dov'è l'indicatore per vedere se sei overcharge o no? In basso a sinistra, quella leve barretta grigia che diventa gialla quando ti dice supercharge. Vedi, adesso ti passa da grigia a gialla. Non lo puoi interrompere. No, devi usarlo completamente. Sì, sì. Altrimenti, ciaone.
of the shuttles is away, but the speaker, he never made it. I'm going to look for him. I've got the plaza. Go with Ikora. Find the speaker. We're on it, Commander. Il gameplay è rimasto figo come nell'uno. Ci sono cazzi. Onestamente non mi pare troppo lento, è bello crowdato. però se lo vedevi col Warlock prima sembrava molto lento, adesso che stanno funzionando decentemente i server e ti arriva quello che ti deve arrivare. Sperando che si blocchi di nuovo qui, senti, mi strappo le mani. No, si è bloccato di nuovo qui. Infatti le ultime parole famose, quasi ferma. Infatti. Vabbè. Per farti capire più o meno la differenza, adesso entrerò in Destiny normale. Facciamo una comparazione della velocità. Niente, allora tocca ritornare fra un paio d'ore. Sì. vabbè, tanto. No, ma giusto per farti capire, ti faccio vedere in Destiny normale la velocità del code. Lo stiamo a comprare sto coso Enzo? Direi che si potrebbe prendere. Vi dico, se ce lo prendiamo e riusciamo a essere in 6, diventa una figata senza senso. Allora, giusto per mantenere la comparazione, prendo l'Hunter che è l'ultimo. Ma il team, quando si entra a far parte del team, si va in co-op? Quante persone? 3 nelle missioni normali, 6 nei raid e 6 nel crogiolo. Che... Allora, giusto per comparazione, per prendere gli stessi nemici che c'erano lì. Andiamo qui. Grazie, Valas. Sì, giusto per fare una comparazione. Allora, giusto per fare una comparazione, faccio un equipaggiamento simile a quello che avevo lì. Era questo, un fucile da cecchino che è questo.
tentato e sto tentato le zone. Qua ci mette un po' a partire perché sta cercando altri due. In realtà si fermerà a uno. The Dust Palace is lost to us again. Back in Cabal hands. Word is they've let Scion Flayers out of their cages to dig around in the central AI's cortex. Which means they really want what's buried in. If Rasputin was protecting it, is valuable. We've got to flush those flayers out. According to Vanguard reports from Cade, the Scion Flayers are already at the top of the Dust Palace. We better move. Da subito benissimo. Però di là c'avevo la pistola, quindi... Ti sente con ritardo e stava guardando. Thank you.
il gameplay è molto simile, la grafica ovviamente non è aggiornata, sì, come in quello nuovo. Esatto. Quindi alla fine chiunque fosse rimasto comunque soddisfatto da Destiny 1, la possibilità di giocare in Destiny 2 non può sicuramente che non piacerlo. Gli hardcore di Destiny, quelli che a cui piacevano, l'abbiamo anche su PC. Gli hardcore di Destiny non sono tanto convinti. A me piace uguale, perché per alcune cose è semplificato in maniera furba, non in maniera stupida, quindi... Beh, vabbè, ma gli hardcore di Destiny non sarebbero commenti che ci hanno da lamentarsi. Che è più semplice, non che... è l'unica cosa che appunto è più semplice, perdono tutta la roba per cui si hanno sbattuti, adesso vi darò. Che la gente non sta mai bene un cazzo, grosso modo. Vabbè, le solite robe che accadono quando c'hai versione 1 a versione 2. Esatto. A me, da quello che ho visto per ora, quei 15 minuti di gioco che sono riuscito a fare, mi è piaciuto. Poi bisogna vedere sul lungo com'è. Se fanno gli stessi errori che avevano fatto in Destiny 1, perché adesso Destiny 1 è figo perché hanno cambiato un casino di roba. Come se un giorno dovessero cagare fuori Elite 2. Le danze. Che danzano. Danza. Rispetto all'ultimo, il Warlock era veramente lentissimo. Io
tutta sta differenza nella velocità, sinceramente non la vedo. Ma la devi guardare con il Warlock, il primo personaggio che ho provato, che lì era veramente tutto lentissimo. Poi vabbè, sicuramente alla mano è no, più che altro con il coso, con l'Hunter devi essere sempre in movimento, non puoi mai stare fermo, altrimenti ti arano. E quindi sembra molto più veloce, ma semplicemente per quello. E premi sto compra. Penso di tornare dalle ferie e di avere di nuovo dei soldi in tasca. Però diciamo che da giocare in gruppo sembra. Guarda, e vai di accatta. Bottone accattalo. A me mi sta salendo lo scimmione, che potrei accattarmi quello in pre-order adesso, così poi quando esce la beta per PC. Ah, tanto fanno poi anche l'open beta, quindi no, no, ma tanto c'è la fase closed e la fase open beta, quindi se fai il pre-order in realtà hai 3 giorni in più di beta. Però poi magari ti succede come sta succedendo ora sulla PlayStation, che in realtà non ci giochi. Quindi cosa? Non ti sto sentendo praticamente. Oddio, me. Sì, no, poi cose tipo 3 giorni di beta che escono fuori. Ah, si è fatto ammazzare anche quell'altro. Arrivi molto basso di volume, Enzo. Eh sì. Non capisco il perché. Dicevi Enzo che forse ora ti sento. Che cazzo. Dicevo, quanto dura? 4 giorni, 5 giorni, fino a lunedì. O domenica. Ma t'avrà abbassato un po'. No, perché sai poi che succede con queste cazzo in beta? Che escono fuori per un weekend, che magari è l'unico weekend che qualche cazzo esce fuori in famiglia, non puoi giocare, ti saltano 3 giorni e ciao come. Nintendo Switch è tutto sold out. Porco mio. Ma sto giallo non muore, muore! E i gialli sono gialli. Sono 3.
sta missione sono altro è sempre lui. No, no, un altro, sono tre uguali. Ognuno con resistenze diverse e danni diversi. No, no, figo, figo, lo prendo. Lo prende. Ciao raga. Ok. A letto. Buona giocata. Che cazzo sta giocando a biliardo? Ciao. User left your channel. E voilà. I'll let the Vanguard know the flayers are dead. If those Scion flayers were tangling with Rasputin, they are way more powerful than we realize. We better keep an eye on where the Cabal deployed those things. Who knows what their minds can do? Ha 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 ha!